era il nostro pubblico, tutte le i vasellami e le coppe che potevano essere trovate non soltanto all'interno delle tombe dei vincitori delle Olimpiadi, che naturalmente disponevano degli oggetti più prestigiosi, ma anche delle coppe, delle riproduzioni che potevano essere trovate nei monumenti funerari delle, dei rixi o dei re del luogo. In queste terre infatti i greci venivano per commerciare l'ambra. L'ambra non si trova in queste terre, badate bene, si trova verso il Mar Baltico. Le popolazioni del Mar Baltico lo commerciavano con i Germani, che lo commerciavano con i Galli, che lo commerciavano con i Veneti, che lo commerciavano attraverso il porto di Spina sul Po con gli Ateniesi. Un lungo giro per portare quella che gli Ateniesi ritenevano essere, e i Greci in particolare, una pietra dalle proprietà magiche. Non so se l'avete mai notato, ma strofinando l'ambra su della lana diventa capace di attirare a sé piccoli oggetti. Noi oggi diremmo elettromagnetismo, al tempo si diceva proprietà sacra agli dèi. Ecco dunque che una pietra che può chiamare a sé altri oggetti può essere utilizzata come monile o sminuzzata e ingerita per avere entheios, entusiasmo diremmo noi, il dio portato dentro.